Mastro Kenway? Mastro Kenway? Sì, posso aiutarvi? Charles Lee, signore. Lieto di conoscervi. Mi hanno chiesto di mostrarvi la città e aiutarvi. Oh, non occorre. Ho chiesto di portare i vostri bagagli alla locanda. Per caso tu sei il figlio di John e Isabella? Il solo e unico. Sei agli ordini di Edward Braddock, è così? Già, ma non è ancora giunto in America e pensavo che... che non arriva, insomma... Sì, dimmi pure. Perdonatemi, signore. Io... Buongiorno. Speravo di diventare vostro allievo. Se devo servire l'ordine, non posso immaginare un mentore migliore di voi. Diavolo! Molto gentile, ma credo che mi sopravvaluti. Impossibile, signore. Di qua. Boston è una città vivace. Ci sono tante cose da fare e vedere qui. Una volta sistemato, vi suggerisco di passeggiare per le strade. Potreste imbattervi in qualche buon affare. Fermati un attimo, devo prendere alcune cose prima di iniziare. Cerco dei cavalli dentro. Dannati ladri! Questa lurida città sarà la mia tomba! Sembrate nei guai, amico. E infatti è così. Grossi guai, temo. Che accade? Mi hanno derubato tutti questi fogli. E anche se ho riavuto ciò che è mio, temo sia rovinato. Il libro di te? Non è un banale libro. È un almanacco. Il primo che ho scritto. Benjamin Franklin, molto lieto. Ethan Kenway. Voi non siete di Boston. Perché dite così? Siete ancora un uomo onesto. Vi fermate ad aiutare un vecchio pazzo. Io non voglio insistere, ma sembrate un tipo sveglio. Se doveste trovare le pagine mancanti, vi ricompenserò. Ecco, io non so se... va bene, se avete tempo, evviva. Se no, pazienza. Quel libro è inutile allo stato attuale. Ma se mai riusciste a sistemarlo, mi troverete in quel grande magazzino laggiù. Beh, è stato interessante. Cosa desiderate? Andremo alla taverna Green Dragon. I proprietari sono eccentrici. Le stanze sono ampie e nessuno ci noterà. Ti hanno detto perché sono venuto a Boston? No, Mastro Birch dice che devo sapere solo ciò che voi volete dirmi. Mi ha inviato una lista di persone e mi ha ordinato di farveli incontrare. E hai già organizzato tutto? Sì. William Johnson ci sta aspettando al Green Dragon. Quanto bene lo conosci? Non molto. Ha visto il segno dell'ordine e non ha rifiutato l'invito. Dimostrati leale alla nostra causa e ti metterò al corrente dei nostri piani. Non chiedo di meglio, signore.
Bugiardo, furfante, maledetto bastardo. Capitiamo in un brutto momento? Oh, non siate sciocchi, cari. Prego, sedete. Gradite qualcosa da mangiare? O da bere, forse? O vi serve un letto? Abbiamo prenotato due stanze. Oh, sì! Ma certo, i signori lì e Kenway, giusto? Vi faccio portare su i bagagli. Vi occorre qualcos'altro? Stare tranquilli. Signore, William Johnson. Piacere. È bravo, ma un po' serioso. So che state preparando una spedizione. Pare ci sia un sito dei precursori nella regione. Mi serve la vostra conoscenza di luoghi e persone per trovarlo. Ahimè, le mie ricerche sono sparite. Senza non posso aiutarvi. Noi le troveremo. Avete indizi? Il mio socio, Thomas Hickey, sta indagando. È bravo a ottenere informazioni. Bene, ditemi dove trovarlo. Cercherò di accorciare i tempi. Abbiamo saputo di alcuni banditi che vivono in un covo a sud-ovest. È probabile che sia lì. Charles? Signore? Meglio muoversi. Ma certo. Thomas Hickey? Chi lo chiede? Eitan Kenway. E dovrebbe dirmi qualcosa? Un po' di rispetto, amico. Calma, Charles. William Johnson ci ha mandato qui da te per abbreviare l'indagine. Non c'è niente da abbreviare. E non mi piacciono neanche i vostri modi sofisticati. Ho già trovato gli autori del furto. Allora perché stai perdendo tempo? Pensando a come liquidare quei furfanti. Ho un'idea. Sentiamo. Io uccido la guardia e mi apposto alle spalle degli altri. Voi due arrivate da davanti. Quando apro il fuoco su di loro, voi entrate. Avremo l'effetto sorpresa. Metà di loro morirà prima ancora di capire che succede. Mettetevi in posizione, ma attendete che io apra il fuoco. Voi due, sparite! Indietro! Su, saremo sicuri qui dentro! E adesso? Quelli faranno saltare la porta. Avanti, sparate! Ah!
ora ci divertiamo. Non era poi tanto sicuro qui dentro. Gettate le armi e magari vi lascerò vivere. Vi faccio la stessa offerta. Niente di personale. Voglio ridare questo scrigno al legittimo proprietario. Non c'è niente di legittimo in Johnson. Non lo ripeterò. Va bene. Quelli come te non rubano libri e mappe. Chi vi ha mandato? Non li ho mai visti. Comunichiamo con messaggi e lettere. Ma ci pagano bene e noi obbediamo. Beh, questa storia è finita. Riferisci questo ai tuoi padroni. Quale sarebbe il tuo nome? Non importa. Mi conoscono. Ehi, hey, Tab! Questo ha un po' di munizioni addosso. Ti conviene prenderle, visto che la tua... Su, torniamo al Green Dragon. Ho voglia di bere. Tieni d'occhio lo scrigno, Charles. Noi sistemiamo questi tizi. Sono i furfanti che mi preoccupano. Signor Johnson, dovrà raddoppiarmi la paga dopo tutto questo, se vuole che resti con lui.
Eccovi qui. Vi ringrazio, Mastro Kenway. Ora, ditemi cosa vi occorre. I segni su questo amuleto vi sono familiari? Qualche tribù vi ha mostrato roba simile? Si direbbe Kanyengaka di origine. Sapete indicarmi un luogo preciso? Devo sapere da dove viene. Con le mie ricerche in mano, forse. Vediamo che posso fare. Thomas! Prenditi una stanza. E fatti un bagno. Credo che ci fermeremo qui per un po'.